I ragazzi di Mister Caricola cedono di misura alla formazione toscana nell'atto conclusivo di Sesto Fiorentino. Tanto rammarico per un traguardo storico, sfuggito davvero per un soffio, ma anche l'orgoglio di un cammino indimenticabile. Si ferma ad un passo dal tricolore il cammino della Juniores del Bitonto. I neroverdi cedono per 1-0 al Pro Livorno Sorgenti nella finalissima del campionato nazionale Juniores che si è disputato al Pietro Torrini di Sesto Fiorentino. Grande rammarico per i giovani leoncelli di Mister Caricola, che vedono sfumare quasi sul traguardo il titolo di campione d'Italia Juniores. Al Pro Livorno è bastato un guizzo, approfittando di un errore difensivo bitontino per costruire la propria vittoria, poi basata su una solida difesa e una buona costante pressione. Al Bitonto sono mancate invece gambe ed energie fisiche e mentali per provare a recuperare il risultato e allungare la contesa ai calci di rigore. La cronaca. Bitonto vicino al gol alla prima occasione, al terzo minuto. Palmieri crossa da destra, sponda di testa di Ferrante per Romanelli, girata volante che coglie la traversa e sbatte a pochi passi dalla linea di porta. Al quarto d'ora arriva il vantaggio inatteso del Pro Livorno. La difesa bitontina si attarda nel liberare l'area di rigore, ne approfitta Guerriero che si libera nello stretto e trova una conclusione ben angolata che supera Bevilacqua. 1-0 per la formazione toscana. Ma è sempre la Pro Livorno che, vicinissimo al raddoppio nel finale di tempo, con Dussol che si libera dalla marcatura di Palmieri e sfonda pericolosamente, trovando la risposta di Bevilacqua. Nel secondo tempo, Mister Caricola cerca di rimischiare le carte per recuperare lo svantaggio, inserendo Morisco, Masellis, Zaza e Spalierno. La prima opportunità è però è per i toscani, con Dussol che si rende protagonista di un'iniziativa personale, conclusa con un tiro radente dal limite parato centralmente da Bevilacqua. È proprio in entrato Morisco a rendersi pericoloso sulla corsia di sinistra, ma la retroguardia toscana è sempre attenta e vigile. Mister Caricola prova il tutto per tutto, inserendo anche Moscelli per Ferrante, ma è il Livorno, quadrato e organizzato tatticamente, che trova spazio in ripartenza. All'87esimo ancora Bevilacqua salva su di fianco. Bravo quest'ultimo ad approfittare di un errato disimpegno difensivo bitontino. A fine gara, molto rammaricato Mister Caricola e parole di orgoglio per i suoi ragazzi dal responsabile del settore giovanile, Nicola Caldarone. È stata una partita che si è decisa sull'episodio del gol. Noi abbiamo fatto un errore, anzi in quell'azione abbiamo fatti 2 o 3 nel disimpegno, la palla è rimasta lì, ci hanno fatto gol. Probabilmente reagire alla quarta partita in 10 giorni, ti mancano un po' di energie per poter avere una reazione importante. Tra l'altro, ma non sono scusanti, però sono dati oggettivi, abbiamo fatto 11 ore di viaggio ieri, quindi un po' di brillantezza ci è mancata. È una cosa che ci resterà, perché essere arrivati a un soffio dallo scudetto è una cosa che magari difficilmente si potrà ripetere, quindi il rammarico resterà sempre, però è anche vero che resterà sempre l'orgoglio di essere arrivati, di essere vice campioni d'Italia poi alla fine, quindi che non è una cosa da poco, quindi sicuramente i risultati sportivi restano negli almanacchi, sugli almanacchi, ma però le emozioni, i valori che noi ci siamo trasmessi, quelli io credo che resteranno per tutta la vita, ci saranno dei ricordi indelebili nei ragazzi. Comunque è normale, dispiace per i ragazzi perché se lo meritavano, però non ci nascondiamo sul traguardo raggiunto, siamo la seconda squadra diciamo più forte d'Italia, avendolo dimostrato più volte da inizio anno. Sono dei ragazzi straordinari, uno staff veramente irripetibile, uno staff introvabile. Devo ringraziarli veramente di cuore tutti, perché oggi chiudiamo una stagione che non ha aggettivi. Quindi oggi sono qui a ringraziare uno a uno questi ragazzi, a ringraziare uno a uno lo staff, e sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo. Poi è normale, le finali il calcio insegna, si vincono, si perdono, quindi oggi ci è andata male, voi anche, non so, una partita non disputata alla nostra maniera, ma ripeto, non da rimproverare niente, nessuno, quindi mi va bene così, mi prendo questo secondo posto e andiamo avanti.